Francesco Corrida. Desidero innanzitutto rivolgervi il mio cordiale saluto e con voi saluto anche i sacerdoti e i diaconi e tutti voi, cari fratelli e sorelle. Siate tutti benvenuti allo spoglio benedetto della Vergine Santissima. Permane ancora viva in me, nel mio cuore, la grande emozione per l'ineffabile gioia spirituale vissuta il giorno 16 luglio scorso, giorno dedicato alla memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, quando sotto il cielo di Santa Domenica, in questa misera e imperve valle, risuonò la bella notizia del riconoscimento ufficiale della Chiesa emesso dal Dicastero Vaticano per la dottrina della fede con l'approvazione del Santo Padre. A dare il lieto annuncio è stato il nostro Vescovo per mezzo di una conferenza stampa tenutasi tra le mura di questo santuario. Per tutto quanto è avvenuto, permettetemi, nella mia miseria e povertà, di ringraziare infinitamente il Signore e la Santa Vergine per avermi dato l'opportunità di essere ancora in vita insieme a voi e poter essere presente a questo evento storico di grazia. Un grazie sincero e affettuoso rivolgo a voi, Eccellenza, come mio Vescovo, per il vostro straordinario impegno e interessamento presso la Santa Sede. Dio vi benedica, e la Santa Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, vi custodisca sempre all'ombra del suo materno manto. Oggi siamo riuniti nel nostro santuario proprio per rendere grazie al Signore e alla Madonna tutti insieme con la solenne celebrazione eucaristica che seguirà, presieduta dal nostro Vescovo con tutti i sacerdoti e i diaconi. La celebrazione eucaristica sarà una celebrazione di gioia e di ringraziamento da parte di tutta la nostra Chiesa diocesana e di tutto il popolo di Dio.
la Vergine Santissima, l'Eccelsa Madre di Dio e Madre nostra, dall'umile spoglio di Santa Domenica, dove ha voluto stabilire la sua dimora, assisa come sul trono di grazie, come Madre sollecita e premurosa, da ben 56 anni svolge la sua azione materna a favore dei suoi innumerevoli figli che da ogni angolo della terra giungono ai suoi piedi presso l'umile spoglio per implorare il suo materno ausilio. A lei, ancora una volta, vogliamo ricorrere e affidare con fiducia al suo cuore immacolato le nostre intenzioni. Dice San Paolo nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4, siate sempre lieti. Ve lo ripeto, siate lieti. In questa atmosfera di festosa letizia, anche il nostro caro protettore Sant'Eligio, nel giorno del suo glorioso martirio, si unisce alla nostra gioia. Carissimi, dopo oltre mezzo secolo trascorso, a partire da quell'ormai lontano 11 maggio dell'anno 1968, oggi, in questo giorno di gaudio e di letizia, permettetemi di condividere con voi, tutti per la gloria di Dio, e se può servire anche per l'edificazione della nostra fede, la mia umile esperienza spirituale. Scaturita da quell'incontro con la Madre del Signore, cerco di raccontarla insieme. Dunque, la famiglia in cui sono nato e cresciuto era una famiglia di contadini, per cui anch'io, come i miei genitori, ho incominciato a lavorare la terra con i buoi e a pastorare il greggio. Ho frequentato la scuola fino alla seconda media e poi ho dovuto lasciare per aiutare la mia famiglia nel lavoro dei campi. Tutto è successo in quell'indimenticabile giorno quando sul far della sera, dopo una lunga giornata di duro lavoro nei campi, mentre rientravo a casa, giunto in prossimità dello scoglio, improvvisamente mi vidi avvegliato da una grande luce. Non sapendo cosa fosse successo, cercavo di guardarmi intorno e mentre lo facevo, contemporaneamente ho avvertito come un impulso interiore di voltarmi verso lo scoglio e vidi proprio sulla sommità di esso
una giovane ragazza di una rara bellezza, in atteggiamento di preghiera. Ho avuto tanta paura e stavo per scappare, perché mi venne in mente proprio in quel momento quello che mi raccontava mia nonna d'inverno presso il focolare. Mi diceva che nel mondo ci sono degli spiriti maligni che vanno in giro e bisognava portare addosso qualcosa di benedetto per essere protetti. In quel preciso istante la giovane ragazza si mosse e mi fece segno con la mano di non scappare, dicendomi: non avere paura, vengo dal paradiso, io sono la Vergine Immacolata, la madre del Figlio di Dio. Sono venuta a chiederti di costruire qui una cappella in mio onore. Io ho scelto questo luogo. Qui voglio stabilire la mia dimora e desidero che da ogni paese si venga qui a pregare. Io ho creduto a queste parole, anche se più di una volta venivo assalito dal dubbio, perché pensavo potesse essere un inganno di amore. Ma posso affermare in fede che la mia esperienza spirituale alla giovane età di 18 anni ebbe proprio inizio da quell'incontro con la Santa Vergine. A partire da quel momento mi sono sentito come improvvisamente trasformato. La mia vita è cambiata in un istante, come se avessi ricevuto un cuore nuovo, una mente nuova e una visione nuova. Una nuova vita che non potevo nemmeno immaginare. Ora vivo la gioia di Dio. Nonostante le sofferenze fisiche che da tanto tempo mi accompagnano, tutto è incominciato ai piedi dell'umile scoglio. Per me, oggi, l'esperienza più bella e salutare è quella di continuare a vivere in una nuova dimensione di vita spirituale. È così che ebbe inizio la mia vocazione cristiana. Man mano che i giorni passavano, mi sentivo interiormente pervaso da uno spirito di carità, di amore, di misericordia e di compassione verso il prossimo, in particolare verso i malati e i sofferenti.
Così, spinto da questa forza interiore, senza nemmeno accorgermi, mi sono trovato a svolgere in favore del prossimo un continuo servizio di ascolto. L'esperienza che da più di mezzo secolo sto vivendo nell'incontro e nel rapporto con le persone di ogni ceto sociale mi ha insegnato molte cose. Dal 1968 ad oggi penso di aver incontrato solo a colloquio privato milioni di persone e ascoltato storie tragiche di ogni genere, oltre che a malattie, dolori e sofferenze fisiche, spirituali e morali. Questo servizio, nonostante sia abbastanza pesante, l'ho sempre fatto e continuo a farlo tuttora con tanto amore e dedizione fin quando Dio vorrà. Nel praticare il servizio di carità cristiana attraverso l'ascolto intuisco sempre di più che le persone di ogni categoria, gente comune, professionisti, persone di scienza, sentono un immenso bisogno di essere ascoltati, di confidarsi manifestandomi le loro pene, le loro ansie e i loro affanni e il peso dei loro fardelli. Accolgo ogni confidenza e ogni loro oppressione e assistito e sostenuto dalla grazia di Dio cerco di dare a tutti un indirizzo cristiano, una parola di conforto, di luce, di consolazione e di speranza, raccomandando tutto e tutti al Signore nella preghiera. Ascolto anche tanti sacerdoti provenienti da diverse diocesi d'Italia e anche dall'estero, come pure vescovi. Il compito affidatomi dalla Santa Vergine consiste non solo nella testimonianza evangelica, ma anche nella realizzazione di questa grande opera che la Madonna ha voluto e che a me sta tanto a cuore portarla a compimento con la costruzione di un magnifico santuario degno della Madre di Dio e di tutti i suoi occhi. Lei
In tutti questi anni mi sono totalmente prodigato, dando l'anima e la vita nell'impegno riguardo la costruzione strutturale dell'opera. Certo, non è stato facile per me affrontare enormi sacrifici, difficoltà, persecuzioni, dure prove, ma sostenuto sempre dalla grazia del Signore e incoraggiato dalle parole della Santa Vergine, non mi sono mai infinito. Ella mi disse: non ti mancheranno tribolazioni e sofferenze, non ti scoraggiare, io sarò con te e ti sosterrò con la mia mano. Con la forza di queste parole, senza smontarmi, ho affrontato gli ostacoli, le difficoltà e le prove. E concludo, miei cari, ringraziando ancora una volta il Signore per aver trasformato la mia vita attraverso l'intervento della Santa Vergine, da un rozzo contadino quale ero in un operario della sua vita. E dopo che il Signore mi ha dato una vita totalmente nuova, ora posso ripetere con San Paolo: le cose vecchie sono passate, ecco che ne sono nate di nuovo. Non è che quello che mi ha detto potesse venire tutto bene.
la prima volta che ho ascoltato questa testimonianza. Tutti questi anni non sono entrato in materia particolare, ho voluto però guardare con attenzione tutto quello che accadeva attorno a questa realtà che lo so. Mi sono convinto che realmente in tutto questo c'era qualcosa oltre l'altro, non qualche strato dalla mano dell'uomo e della famiglia. Ecco perché tempo fa, appena sono state emanate le nuove norme, a parte la Santa Sede, i fenomeni soprannaturali, ho pensato di chiedere subito alla Santa Sede il nulla osta su questa esperienza che ormai viviamo da tantissimi anni, 56 anni, per me 10 anni, molti vuole hanno seguito questa esperienza ancora più a lungo rispetto alla mia. E allora ho chiesto questo nulla osta, per un brevissimo tempo, circa 30 giorni, a dare una risposta della dicastero per la prima fede, una risposta positiva sulla mia richiesta di nulla osta, per questo che ho ascoltato il decreto da me emanato il giorno 16 luglio scorso, reso pubblico contestualmente con la Santa Sede, nello stesso giorno, nella stessa ora. Un annuncio che a mio invito riceverà non solo me, ma credo che la nostra Chiesa diocesana, tutta la Chiesa, perché non è più un fenomeno da circoscrivere a un'esperienza limitata a una Chiesa, ma a tutta la Chiesa. Allora ecco, siamo qui quest'oggi per celebrare questo testo di ringraziamento al Signore per tutto questo. Dante che giorno non sta a concordare proprio con il dicastero della dottrina della fede. Ringrazio il Signore perché tante cose ha fatto per noi. Ha fatto germogliare di fuoco per le rocce, in un deserto, ha fatto sbloccare la paura, ha dispensato tante grazie spirituali. Ma restando per questo Maria la significa misericordia. Tutta la nostra Chiesa diocesana, allora, ringrazio Papa Francesco per questo momento di grazia e di festa. Oggi, forse come mai fatto prima, esprimiamo la Chiesa diocesana, la nostra gratitudine, vicinanza spirituale a Fratello Cosimo, che ha consacrato tutta la sua vita alla missione che Maria gli ha affidato. Siamo particolarmente uniti ai volontari del Santuario, alla Fondazione Madonna dello Scolo, ai testimoni del Rosario, a tutta la famiglia dello Scolo e al numeroso popolo dei suoi devoti. Ci sentiamo tutti popolo mariano che davanti all'immagine della Vergine in questo santuario e in tutti gli altri santuari l'onda del Signore che ha ribadito carattere attraverso questa donna che ha portato il regno, il figlio del Dio. Siamo in sintonia con il Santo Padre, Papa Francesco, che in questa stessa ora celebra la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. La tradizione vuole che nel IV secolo la Vergine apparisse in sogno a Papa Liberio e al nobile patrizio, a sei volte della Roma, ispirando la costruzione della Basilica sul corpo spirito, sul cuore degli spiriti, rivendicandone un esatto con una eccezionale dedicata. Come in questo caso la Chiesa ha spesso riconosciuto che da alcune manifestazioni straordinarie possono avere origine tanti frutti spirituali. Da esse hanno avuto origine altri santuari mariani, tratti del cuore della vita popolare, anche in seguito al decreto di una rosta e di castello della dottrina della fede, la Chiesa ha riconosciuto che anche nell'esperienza mediata dello scoglio c'è stata tanta ricchezza di vita e di grazia dispensata dallo Spirito Santo. Molti fedeli venuti allo scoglio a questo etere e me, testimonianze dirette, raccontano delle loro esperienze di conversione dopo essersi andati dalla parte religiosa. Di scoperta
nel luogo della prigione sperata. Il tutto grazie all'intercessione della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Stato. Il brano della Giada Matteo che abbiamo ascoltato ci presenta Gesù Peregrino per le strade della Palestina, il suo incamminare tra la gente, il loro deserto, un mettersi in disparte, lontano dalla piazza del muore. I discepoli sono preoccupati, lo esortano a concedere la folla, lo segue, perché possa cercarsi altrove da mangiare. È ormai sera. Gesù che agisce in modo sorprendente, non vuole che venga condannato alla folla. Accresce grande compassione, guarisce i malati. Prende i cinque panni e pesci, anzi agli occhi al cielo, recita la benedizione, spezza i panni e dà ai discepoli e discende via la folla. Con pochi panni, con pesci, spama una moltitudine. Non è un gesto magico, ma un segno del regno di Dio, un invito ad avere fede in Dio, che ci dona il suo pane quotidiano e ci invita a condividerlo e a vincere la tentazione della comunale per sé. E quello che Gesù continua a chiedere oggi, continua a chiedere a ciascuno di noi, è la cura che prescrive al nostro mondo chiuso nei suoi egoismi, e quello che la Chiesa anche oggi è chiamata a fare e continua a fare. Il Padre che spezziamo sull'altare esige il passaggio dalla logica del ciascuno di sé a quello del condividere. Se ciascuno non ha gli altri, ciò che ha, con l'aiuto di Dio, anche con un poco, tutti possono avere qualcosa. Non dimenticate questo, sottolineo con forza Papa Francesco. È la logica di Gesù che si contrappone a quella individualistica dei discepoli, secondo cui ognuno può provvedere a se stesso. Gesù non è d'accordo. Non occorre che parlano. C'è un'altra possibilità. Voi stessi date loro da mangiare. E li invita a passare dalla logica di ciascuno per sé a quella del condividere il poco che si ha. Il risultato è sorprendente. Tutti mangiavano stanziati e portavano via le pezze avanzate, 12 cesti di pietre. È il miracolo della moltiplicazione di pane. E come Gesù, non da solo, è un miracolo che compie con la collaborazione di quanti sono disposti con lui a mettere in comune il proprio piano. Tutti possono mettere in comune il proprio piano. Non aspettiamo che troppo o molto per mettere in comune, mettiamo in comune il poco che abbiamo. Questo ci chiede il Signore. Nel poco che abbiamo possiamo riconoscere l'esperienza dello scoglio, l'umile e generosa testimonianza di Fratello Cosimo e di tanti altri uomini e donne che frequentano lo scoglio e qui hanno ritrovato conforto e pace. La Chiesa, dopo un lungo tempo di discernimento, e in questa opera di discernimento c'è stata l'opera di teologi, di testimonianze di accordo tra i fedeli, di canonisti, teologi, e tra questi c'è il mio carissimo professore Romino Mazzotta, il mio primo docente di dottorato di teologia. Momenti di incontro, convegni, variando, di portare
conoscenza del volto di Maria a tutte le persone, a tutti i credenti, non ci sono più ragioni per essere più incerti da questo punto di vista, ma con questo non voglio obbligare nessuno, perché ci deve fare, non è una materia di fede, però questa è un'opportunità di grazia che ci viene concessa a tutti per continuare il nostro cammino per raggiungere la meta che è il paradiso. Vogliamo di noi, quindi ci rimuovi per noi, e noi dobbiamo raggiungere la beatitudine eterna, dove potremo essere di Dio nel suo viaggio e in cui potremo Maria nel suo vero volto trasfigurato. Maria, Immacolata, Nostra Signora dello Sforzo, prega per noi.